Benvenute ragazze nel mio canale, mi trovate sommersa in mezzo a tanti lavori. Sono i lavori che ho fatti questa primavera e quindi anche un pochettino qui nell'estate. Allora, iniziamo a fare, ve li faccio vedere da vicino. Questo qua, il primo, è un cardigan che è stato fatto con la tecnica dei due esagoni. Infatti, se potete vedere, ecco, viene iniziato sotto all'ascella facendo 6 spicchi che una volta piegati formano la manica e metà davanti e metà dietro. Una volta formati questi due esagoni vengono uniti dal di dietro con un giro con degli archetti, così come è fatto questo punto. E quindi facendo questo giro che prende da una parte e dall'altro non c'è nessuna cucitura e viene un tutt'uno con il lavoro. È molto bello da vicino, mi piacerebbe farvelo vedere da vicino, ma purtroppo non ho un manichino e non ho nessuno che mi possa aiutare. Ecco, l'ho chiuso a una scollatura così tipo cardigan a V e l'ho chiuso con un laccetto fatto all'uncinetto, ecco, ve lo faccio vedere da vicino. Ecco, e con alle punte due cuoricini, uno da un lato e uno dall'altro. Adesso lo riprendo da vicino. E c'è il mio logo, una favola di fili. Questo modellino non l'ho ideato io, ma l'ha ideato Marina Cafueri, se lo pronuncio bene, nel canale Gioiose Creazioni. Che saluto ed è molto brava nel fare i suoi tutorial. Ecco, poi passiamo a un altro, sempre nero, anche se io non amo il nero. Questo non è un giacchettino, bensì è una mantellina. Ecco, adesso la metto bene a fuoco sul tavolo. Ecco, è fatto con un punto a foglie, penso che questo si vede. E poi l'ho rifinita con una piccola spilletta, con i petali 3D. Allora, il modello di questa mantellina è di Giusy Barilla e invece questa del fiorellino, se ricordo bene, è di Perfile Segno, che se non sbaglio si chiama Chiara. Ecco, passiamo a un altro lavoro. Ecco questa canotta. Ecco canotta che io ho fatto questa primavera e, con un cotone misto. È molto morbido e molto bello ed è adatto fatto per i bambini. Comunque, visto che io ho una pelle molto sensibile, mi trovo molto bene. E visto che non è un filato proprio strasottile, io l'ho indossato come gilet anche nella prima nevera con una magliettina sotto, o verde o bianco leggera. Ecco, questo modello è di Alex Uncinetto Moderno. Ecco, lei ha fatto un top, infatti qui ci sono due bretelline. Io invece l'ho voluta rifinire con una manica a giro. Ecco, questo mi ha permesso anche di utilizzarlo nella primavera, come vi dicevo prima, come gilet. Ecco, passiamo un altro lavoro ancora. Ecco, ho fatto questa borsetta. Ecco, questo modellino l'ho ideato io con un filato molto sberluccicoso e ho unito un filato che ci sono dentro le paillette e poi un altro filo messo assieme con tutto argentato e come potete vedere l'effetto è proprio brillante. Ecco, le ho messo un bottoncino tipo strass, ma non è strass, ed è fatto cioè il corpo borsa è fatto con un mezzo punto alto e la pattina è fatta con come si dice, un modello, un punto a ventagli, così rotondo, e gli ho aggiunto una catenella argentata ed è molto semplice, io lo userò per un matrimonio. Ecco, abbinato a questa pochette
Ho fatto anche la stola perché io dovrò indossarla su un vestito a tubino blu. Ecco, come vedete è sempre lo stesso filato con i luccichini, con le micro paillettes. Qui non ho messo il filo argentato perché mi serviva leggera, non pesante, non dovevo dare sostegno come alla borsa. Ed è molto bella, probabilmente la ricorderete perché l'ho fatta anche l'anno scorso in lana, con in mezzo un filato un filato rosa, oro rosa. Siccome mi è piaciuto tanto come progetto, ho pensato di realizzarlo un'altra volta. È molto bello, è rifinito con una frangia di catenelle con alla punta i fiorellini. Non so se li riuscite a vedere. Ed è formato da tantissime catenelle che nel lavoro formano anche dei rombi. Ciao! Ciao! E niente, ed è tutto qui. Ecco, un ultimo lavoro, anzi penultimo lavoro che volevo farvi vedere, è proprio adatto in questo periodo, anche se io l'ho realizzato forse all'inizio della primavera, se non proprio inverno. Ecco, è questo copricostume. Prima mi avete sentito dire ciao, stavo salutando la mia vicina. Perché in questo periodo si sa col caldo siamo con le porte aperte. Ecco, questo copricostume era una maglietta che ha realizzato l'anno scorso un'altra creativa, sempre Stellina Barilla, che a me era piaciuta tanto. Usando un altro tipo di filato e un uncinetto più grosso, sono riuscita a farlo diventare un copricostume. E poi le ho aggiunto le frange. Sempre fatte con le catenelle e con alle punte le conchigliette per richiamare il mare. Poi dobbiamo dire la verità che nei toni del lilla e del bianco troviamo anche le conchiglie, quelle vere. Ecco, saluto Stellina Barilla per questo modellino che mi ha dato, poi lei è una mia cara amica e le do un salutino. Ecco, ultimo lavoro che vi faccio vedere. È una mantellina poncho. Ecco, questa l'ho, senz'altro le riprese saranno bruttissime, ma vi dico già, non ho nessuno che mi aiuti nel poterle fare, non ho il manichino per poterle appoggiare. Allora, questo poncho o mantellina fa parte di un evento a cui ho partecipato, che l'ha fatto Daniela Forte nel gruppo Rivoluzionando Ferri e Uncinetto. In che cosa consiste? Lei è partita da un fiore, o meglio, da una stella, ecco, se riesco ve lo faccio vedere meglio dal di dietro. Una stella che praticamente inizialmente era un centrino, era lo schema di un centrino, e poi lei lo ha allargato con questo punto granny, una variante del punto granny, quindi è venuta coperta tutta la spalla dietro, ecco, e metà della parte dal davanti, ecco, metà parte davanti, ecco, nella parte davanti non è lunga come il dietro, giusto per coprire la parte davanti, vicino, davanti al seno, e io l'ho rifinita con dei bottoncini in legno più o meno che richiamano questi colori e poi io mi sono discostata dal disegno iniziale in quanto qui c'erano dei pippiolini, io le ho fatto le frangette con i fiorellini, forse l'avete capito che a me piacciono questo tipo di frange. Ecco, questi sono alcuni dei miei lavori, perché vi devo dire la verità, ne ho fatti tanti, ma a volte non faccio in tempo né a registrarli e né a farveli vedere perché vanno via in fretta. Ecco, per il momento mi riposerò un attimino, qualche settimana, e poi, ecco, vi faccio vedere ancora i miei lavori. Ecco, li metto tutti qui. Mancano quelli neri. Ecco. E dopodiché vi farò dei video tutorial. Ecco, sempre alla fine dell'estate vi farò dei video tutorial.
su qualcosa che potrebbe interessare a voi. Allora, se vi fa piacere, scrivete sotto i commenti cosa vorreste essere pubblicato, cosa vorreste come video tutorial. Oppure, se scrivete nella mia pagina Facebook, sempre una favola di fili, potrete vedere un po' messi meglio questi lavori perché sono appesi e quindi li potete vedere meglio. E in più potete scrivere le vostre richieste. Ecco, cosa vi piacerebbe vedere da me? Io ho fatto tanto in questa primavera, ma purtroppo non sono riuscita a registrare, quindi non vi ho fatto vedere niente. Poi, tra l'altro, se avete visto, erano modellini di altri creativi e non mi sembrava corretto rifare i loro tutorial. L'ultima cosa che avrei potuto fare, l'unica cosa, sarebbe stata la pochette, però l'ho fatto in dei ritagli di tempo e non l'ho registrata. Io intanto vi saluto, mi ha fatto piacere condividere questi miei lavori con voi. Se vi fa piacere, mettetemi un like, se volete condividetelo con le vostre amiche e vi saluto. Ciao, ciao a tutte da una favola di fili.